Per impegni familiari non è riuscito ad arrivare e spero che magari arriva più tardi. C'è il vice sindaco Piero Rivetti, quindi c'è l'amministrazione rappresentata dal vice sindaco. A nome del Centro Culturale Il Cammello do il benvenuto a tutti voi nella sala mostra della Pinacoteca Comunale del Roero per la visita alla personale di Sergio Albano. Di Sergio Albano e delle sue opere parleranno Nino Pasquero e Antonio Buccolo e io desidero solo esporvi una breve riflessione. Il progetto del Centro Culturale Il Cammello è molto ambizioso. Organizzare le personali dei pittori della Pinacoteca, degli artisti che hanno fatto la storia dell'arte piemontese e italiana della seconda metà del Novecento e che saranno protagonisti del panorama artistico di questo secolo, di questo nostro secolo, è certamente un progetto ambizioso, soprattutto quando le risorse economiche sono molto limitate. Il Cammello tuttavia può contare su una grandissima ricchezza, voi volontari che qua del nostro centro culturale e non solo del nostro centro culturale. Il vostro lavoro, la vostra passione, le competenze che mettete gratuitamente al servizio della cultura. Non c'è denaro che paghi, perché la ricompensa per un volontario non è mai il denaro, ma la gioia di aver fatto qualcosa di bello per il proprio paese e per gli altri. La consapevolezza di essere stato di aiuto e non c'è ricompensa più grande di questa. Se avessimo dovuto pagare i servizi che sono stati fatti dai volontari, i costi sarebbero aumentati, dico, di 20 volte tanto, e non esagero. Esempio, i quadri sono stati trasportati gratuitamente da Grugliasco a Guarene, dalla protezione civile delle persone di Agostino Magliano, responsabile del gruppo di Guarene, della protezione civile, e Armando Zimaglia. Come già per la precedente mostra abbiamo chiesto aiuto a loro perché, viste le dimensioni di alcuni quadri, era impossibile caricarli in macchina e il trasporto naturalmente è abbastanza delicato perché i quadri si possono rovinare facilmente. Agostino ha dovuto addirittura smontare uno scaffale all'interno del loro furgone per fare spazio a questo quadro. Quindi grazie di cuore ad Agostino Magliano e a Armando Zimaglia e alla Protezione Civile di Guarino. Grazie agli artisti e alle loro famiglie per la loro disponibilità e generosità. Io ringrazio i figli, io a nome di tutto il Centro Culturale ringrazio i figli di Sergio Albano, Francesco, Jacopo e la moglie Carla, che prego di venire qua vicino perché, ecco, che è là. Perché grazie. Loro hanno messo a nostra disposizione 20 opere, questi lavori meravigliosi e delicatissimi, molto, molto delicati, affidandoli alla nostra cura, fidandosi di noi, perché tutti noi e tutti voi possiamo e possiate vederli e provarne emozione. Grazie a Dino Pasquero, perché Dino uguale Pinacoteca, Dino uguale collaborazione con gli artisti. Se no non ci sarebbe nulla di tutto questo. Grazie ad Antonio Buccolo, persona di grande sensibilità, artista anch'egli ed esperto conoscitore dell'arte.
Grazie a Umberto Cassinelli, il nostro preziosissimo tesoriere, a Giorgio Babiotti, a Paolo De Stefanis, a Marcello Pasquero per l'informazione sui giornali locali e anche su alcuni giornali nazionali e su Idea, su Famiglia Cristiana. Grazie a Carlotta Vacchetti, che è la giovanissima del nostro gruppo, che ci infonde, che con la sua passione per la Pinacoteca, per l'arte, ci dà speranza per il futuro e gioia ed energia, a noi che siamo un po' più avanti negli anni. Grazie a tutti voi volontari. Grazie anche a Vioio, che è il nostro segretario, che insomma, si impegna anche lui, a Lionello Morone, insomma, è difficile ricordare tutti. Però veramente è un lavoro molto coinvolge tante persone ed è importante che tutti facciano la loro parte. L'altra ricchezza del cammello è la generosità dei privati. Non si spendono risorse pubbliche per fare queste mostre. Non vogliamo spendere i soldi dei nostri cittadini per queste mostre, troviamo le risorse dai privati e sono risorse piccole però importanti. E a questo proposito desidero ringraziare a nome del Comune di Guarene, del Centro Culturale Il Cammello e di tutti i soci del centro il benefattore più importante in questi, tutti questi anni, che è Banca d'Alba, nella persona soprattutto del suo presidente Felice Cerruti. Da molti anni, infatti, il Banca d'Alba sostiene la Pinacoteca e le iniziative culturali legate all'arte a Guarene. I contributi, perché sono parecchi, che la Banca d'Alba ha elargito in questi anni per le iniziative culturali dedicate alla pittura e all'arte, hanno fatto sì che Guarene oggi sia davvero il paese dell'arte. L'attuale contributo devoluto al nostro centro culturale sarà utilizzato per iniziare un percorso di sculture, che è un sogno di Dino e sicuramente condiviso da tutti, nel centro storico, create dagli artisti della Pinacoteca. Ed infine grazie a voi tutti che siete qua, nonostante il caldo, perché senza di voi il nostro lavoro, il lavoro dei volontari, l'impegno, il nostro entusiasmo sarebbero assolutamente inutili. Venite a visitare la Pinacoteca, veniteci tante volte. Allora, si è appena conclusa con il pieno successo la mostra dedicata a Mauro Chessa, che è giunto al presidente di Antonio Testa e di Elio Paolo, ha contribuito ad aumentare l'interesse del pubblico e dei conoscitori ed esperti dell'arte contemporanea che maggiormente sanno apprezzare l'iniziativa del Centro Culturale Cammello, volta a promuovere mostre ad alto livello, presentando artisti contemporanei di grande notorietà del nostro paese. Oggi è la volta di Sergio Urbano, pittore di ampio spessore artistico che ha saputo imporsi con una sua personale interpretazione poetica ricca di contenuto e rigorosamente espressa attraverso la tecnica innovativa che spazia dal metafisico al surreale. Ma sarà poi Antonio Muccolo, esperto del settore d'arte, che saprà illustrare meglio di me la parola di questo grande artista. Il mio incontro con Sergio risale molti anni fa, ed esattamente nel 1978. Mi trovavo nella necessità di cercare un collaboratore che condividesse un mio progetto di riavviare una scuola di pittura, scuola che avrebbe dovuto essere chiusa per motivi ancora oggi inspiegabili. Si trovava a Torino, in via Artisti. Pensai subito a Sergio, a Mario, che non conoscevo personalmente, ma solo attraverso le sue opere. Sergio condivise la mia iniziativa ed accettò con molto entusiasmo. Lui insegnava figura ed io paesaggio. Insieme riuscimmo a rimettere in piedi le Pleiadi, questo era il nome della scuola, con ben 80 allievi di ogni parte. Dopo qualche tempo però decidemmo di comune accordo di cessare per tale attività, oberati dall'eccessivo impegno che non lasciava abbastanza spazio alla nostra vita di pittore, continuando l'attività di insegnamento ognuno nel proprio studio. La sua presenza non è nuova a Guarene,
A Sergio è stato assegnato il premio Comune di Moena nel 2006, essendo stato scelto dalla Commissione a far parte del gruppo di artisti che hanno contribuito con le loro opere alla fondazione della Benemotenza del Moena. Una sua significativa opera dal titolo Il Guardiano, che lo rappresenta egregiamente, si può ammirare nelle sale della Benemotenza. Sergio era un grande amico, ed anche se non c'era molta occasione per poter vederci, la sua figura appariva sovente nei miei pensieri. Lo ricordavo sempre, quando parlavo di pittura con i colleghi, sovente l'ho portato in diretto ai miei allievi. L'ultima volta che l'ho incontrato, prima della sua prematura scomparsa, è stata l'inaugurazione del suo personale a Palazzo Salvatori di Carasco. Come due vecchi amici abbiamo ricordato i nostri tempi passati, confrontandoci della nostra attività. Quando ci siamo salutati, Sergio mi disse: abbiamo bisogno di un po' di tempo per parlare con tutta tranquillità. Ti prometto che vorrò trovarti a Guarene per stare un po' insieme e stare un po' tranquilli assieme. Ma purtroppo questo suo sogno, mio e suo sogno, non ha potuto essere realizzato. Ricordo Sergio con molta stima come artista e come uomo. Lo ringrazio, grazie alla famiglia per averci concesso con la massima disponibilità di promuovere questa mostra, che sicuramente sarà apprezzata e certo non mancherà di infondere in quanti si soffermeranno ad ammirare le opere di questo artista sentimenti di vera autentica emozione. Grazie. È un ingrato compito avvicinarsi a questo pittore. Bisogna sempre avvicinarsi con molta modestia, veramente, perché con la grandezza bisogna essere così, non è vero? E però devo ammettere una cosa, io non conoscevo Sergio Albano se non per nome, sì, l'avevo sentito nominare perché era inevitabile, era un pittore, non è vero? E per me, però era uno dei tanti pittori. Era un artista che avevo sentito dire, ma che io avevo mai studiato perché era fuori proprio dal mio ambiente. Io avevo avuto occasione di vedere questo, l'unico quadro, avevo intravisto malamente qualcosa che era, ma poi non più nulla. Però, quindi colpa mia se non conoscevo, però poi ho incontrato Dino Pasquero e Giuliana che mi hanno detto: senti, loro sostenitori della Pinacoteca Guarenese, e mi hanno detto: andiamo a vedere a Gogliasco, andiamo a vedere i suoi quadri. Vabbè, io non rifiuto mai questi inviti perché per me l'arte è una cosa grandissima, non è vero? Quindi a loro sono grato per questo invito. Nella splendida casa di Gogliasco, luogo in cui si respira solo arte, per l'atmosfera di quella splendida casa, prodotta dallo scorrere del tempo, è un vero scritto di storia di Sergio Albano. E quindi io ho potuto vedere veramente cosa era questo pittore. Sono opere di profondi contenuti, che pure di un forte realismo non si limita soltanto a imitare l'esistenza per ricordare, anche interpretare, come può accadere tanti pittori, sì, copia, lo interpreta, ma lui ha scavato dentro, è andato nei contenuti ed è uno dei pochissimi pittori che ha saputo fare una cosa del genere. Solo in questo modo noi riusciamo a capire qual era la sua anima, il suo modo di agire. Qui sono almeno due motivi. Il primo è questo, perché lui aveva una profonda cultura artistica, classica, romantica, diciamo come fa lo stesso. Questo gli ha permesso di spezzare il suo iter pittorico della vita con il suo cammino nel modo reale, inserendo questi concetti di grande cultura che in altri artisti non si vede, non si vede, copiano ma non si vede, qui no, lui l'ha resa evidente. Io intercalo questa mia cultura con la pittura mia che faccio nella mia fisica, e questo è importante. Quindi personalmente io dei suoi quadri poi ho trovato punti di vista di questo pittore, è impossibile. Io per importanza, però è legato alla mia fantasia, alla mia presenza, quando ho visto quel quadro ho detto: ma per me, io quando sono entrato nella basilica di Assisi, io ho visto Giotto, lì ho riconosciuto le colline scolpite dalle mani di Giotto, quelle case torre e così via. Guarda, chi non ha questa cultura non può fare una cosa del genere, al di là del quadro che può essere accettato o meno, queste sono altre storie. E poi naturalmente noi ci troviamo Piero della Francesca nei giochi di prospettiva. Di sotto noi vediamo la prospettiva, quella non classica, ma quella, i primi tentativi, Piero della Francesca invece troviamo la sua linearità molto grande. Ma poi se noi analizziamo ogni quadro
e scendiamo nel particolare, troviamo un microcosmo infinito, e nella pittura Fleming troviamo delle figure micrometriche che veramente sanno dare l'input alla visione del paesaggio. Sembra di vedere Brutal, sembra di vedere il Bosch, non è vero, lasci che io sbagli, per carità, non è che... Però mi danno questa sensazione, mi riportano nella storia dell'arte. Non è semplice per un pittore fare questo, eh? Non è semplice. E Magritte, la sua pittura levigata, questi visi levigati, scultorei, lavorati su queste tavole di masonite. E lavorare sulla masonite bisogna avere una certa accortezza, perché io lavoro molto sulla masonite, perché in base al fondo che uno dà a questo supporto, lascia traspirare più o meno la vivacità del colore, bisogna essere abili, eh? E quando si fanno dei particolari così precisi, quelle linee così precise, così nette, così taglienti, io mi chiedo come ha potuto agire questo pittore. Poi vi è un'altra cosa che io ritengo importante, è il senso metafisico che lui dà al quadro lavorando con queste linee rette, che sbordano, fuoriescono dal quadro, ma in punti precisi. Ecco, allora gli si apre un altro mondo che va al di là del quadro. Ecco la sua metafisica. Quindi una metafisica che è fatta di cose reali, perché le figure ci sono, differente da quelle di Retiri, però c'è vita, ecco, c'è vita di là e me lo porta. E quindi è un apprezzare il quadro al di là della realtà, come se quegli ambienti li vedessimo per la prima volta, eppure sono ambienti reali, ma noi li vediamo per la prima volta. Questa è la metafisica che induce a questi pensieri, e in sostanza è sostituire quell'ansia che noi abbiamo sempre dentro di noi, che il mondo ci procura e ci butta addosso, va bene, da una cosa spirituale che mi fa cancellare quello, mi fa pensare, certo, per avere questa medicina dovremmo avere questi quadri in casa e vederseli ogni tanto, cosa che è impossibile. Poi ricordiamo che la metafisica è la ginnastica dello spirito, quindi mi invito a fare questo mestiere, non è vero? Poi mi accorgo di un'altra cosa, che noi siamo abituati a classificare i quadri secondo il concetto di bello o di brutto. Non è vero? Ma queste sono opinioni personali, bello e brutto, non sono personali. Ciò che ieri era brutto oggi può essere bello. Io sono solito portare questo esempio. Oggi noi pensiamo a un abito slucito, non è vero? Quando andiamo a comprare, quest'abito slucito un tempo l'avremmo buttato via. Oggi gli stilisti li fabbricano apposta e dicono, guardate che questo è bello. Ma così accade nella musica. Quello che era una dissonanza ieri, oggi è diventato invece fondamentale. Quello che era l'accostamento dei colori ieri, classico, eccetera, fatto oggi, stupisci, perché certi errori del passato noi non li accetteremo, invece no, oggi sono diventati fondamentali. E qui c'è proprio Alban che si esprime proprio così. Rosso e nero mi sta bene con l'ocra gialla, è un bel blu oltremare. Ci mettiamo anche del verde muschio con dell'arancio vicino che dà vita, ma la notte è blu o nera? Vedete che interrogativo. I classici non si ponevano questi problemi. Adoperavano colori messi in un certo equilibrio armonico e così via, non è vero? Dunque, io penso che questi accostamenti possono destare delle perplessità. Il termine di bello e brutto, al termine di bello e brutto, noi oggi dovremmo sostituire armonia. E questo l'ho sentito dire parlare solo ultimamente da Filippo D'Avea, che in una mostra ad Alma dove si è parlato di questo, non è vero? Perché il brutto e il bello è una cosa che è soggettiva, l'armonia no, l'armonia no. Ha ragione, perché l'armonia va oltre il bello e il brutto. Il quadro è armonico se sa narrare il momento e si inserisce nel presente, nel tempo in cui sta dipinto, perché i parametri che costruiscono l'armonia di un quadro cambiano e si evolvono in continuazione. E diversi momenti sociali quindi vengono rappresentati. Vedete, noi pensiamo, se noi facciamo un paragone, pensiamo alle sculture del tempo di Pericle, quindi dell'arte greca, che sono del massimo splendore, non è vero? Queste donne bellissime, però direi che oggi non la citeremo più, e le paragoniamo, non so, alle silhouette che dipingeva Botticelli, molto eleganti, due mondi diversi.
E andiamo a vedere anche, non so, Picasso, Luisa Damignon, ancora Rubens, sono quelle donne molto famose. Ma tutte queste donne, queste figure, sono belle o brutte? No, sono armoniose, perché inseriscono e testimoniano il momento in cui si viveva queste cose. Quindi si accettavano così. Quindi la pittura di Serge Lardin, io la inserisco in questo ambiente. Lui sa essere presente nell'ambiente in cui ha vissuto. Questo è molto importante. Quindi tutti i quadri che voi vedete, noi non classifichiamo secondo il bello e il brutto, ma secondo l'armonia. In ogni quadro non troviamo l'armonia del momento in cui lui ha dipinto. E vedete, concludo con un'analisi che ci tengo a dirlo. Io non sapevo che si chiamasse Francesco Albano, no? Ho detto, mi sono preso la briga di leggere questo catalogo perché è veramente bello, uno sguardo sull'infinito, e devo dire anche un grazie al suggerimento della signora che quando mi ha parlato di rigore ho capito che cos'era Sergio Albano, questo è importante, no? E mi disse, ecco, ve lo leggo perché vale la pena di fare una riflessione e capire chi era questa artista. Cristallina nelle sue opere rende avvertibile l'infinito, regalando momenti di incanto panico, come la consapevolezza della primavera imminente, una primavera sopra il mare e sotto l'universo stellato, che come una cupola, che come una cupola oscura, incombe su di noi, è nato sotto il seno dell'acquario. Serge Albano è questo vento, è il vento notturno che soffia su un viso di donna, tra ogni filo d'erba e da ogni sdota di terra. Su per rocce architetture sale spingendo quella nube scintillante come un diamante, può gettare ombre temporalesse su campi di grano. Se ogni primavera è nata per essere la sola ed unica dell'universo, non ce ne sono state mai altre. Questo è il sentimento della nascita più che della rinascita. Allo stesso modo, ogni opera del maestro, ogni suo sguardo sull'infinito, simboleggia il ripetibile della sua arte. E in questi ultimi anni nessuno, meglio di lui, ha saputo esprimere significati così veri ed autentici, cosa che fa di Albano uno dei più grandi artisti europei e contemporanei. Laura. Concludo questa presentazione ringraziando a nome della mia famiglia il pittore Dino Pasquero, per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione di questa bellissima mostra, e da i trasportatori e tutti che hanno potuto rendere possibile questo evento. È stata una sorpresa entrare qua dentro perché noi stessi non eravamo presenti durante l'allestimento ed è stato veramente una bellissima emozione la presentazione di questa di questo evento spettacolare. Io naturalmente ringrazio anche il critico Bucolo per la bellissima critica, è stata molto puntigliosa e azzeccata per quanto riguarda quello che è l'arte. Lo stile, lo spirito di mio padre, di quello che stava il suo percorso. E ringrazio anche il signor Giuliano, ringrazio tutti coloro che hanno dato opportunità a noi, perché comunque, nonostante il periodo, lavoriamo comunque a quello che è la ricostruzione della sua vita artistica, e coloro che riescono a darci una mano sono sempre i benvenuti, e noi esprimiamo anche tutto il nostro senso di riconoscenza, la nostra simpatia e anche l'amicizia, perché stiamo parlando di persone che hanno lavorato non soltanto per realizzare una mostra e basta, ma persone con cui è nato un sentimento di amicizia e di reciproca stima. Ricordo solo per dovere di cronaca che noi stiamo preparando il primo volume monografico per catalogo generale di quello che è il corpus, almeno per quanto riguarda gli oli di mio padre, che se tutto va bene uscirà entro il 2016. Tutti i collezionisti che vogliono
desiderio di mettere a disposizione le opere sia per altri eventi ma anche per la riproduzione su questo catalogo, hanno soltanto da contattarci, noi faremo in modo di rendere possibile questa cosa. Nello stesso tempo i dati e anche quelli del sito, adesso utilizziamo, ci appoggiamo sul blog Tango della Geometria, il sito adesso è in fase di ristrutturazione, metteremo diciamo, il catalogo in modo tale da dare anche tutti i contatti per anche soltanto delle informazioni generali. Io ringrazio anche i prestatori, i collezionisti che hanno come dire, rimpolpato il corpus di opere presenti con le loro opere. Alcuni di voi si stupiranno anche della presenza di quadri che sono praticamente degli inediti, perché noi grazie ai collezionisti riusciamo a rendere ogni evento espositivo qualcosa di nuovo, una nuova esperienza, riprendendo opere che magari non sono mai state esposte magari nei decenni passati. Detto questo, vi auguro un buon rinfresco, una buona mostra e grazie ancora per essere venuti e aver attraversato il caldo infernale di oggi. Grazie a tutti.